Il Sanzisto imbriglia l'Orvietana, sfiora il gol in un paio di occasioni, arriva forse un po' stanco a fine gara, quanto basta all'Orvietana per rifarsi pericolosa e trovare il gol vittoria all'ultimo respiro. Ciccone conferma la formazione che aveva vinto a Castel del Piano, recuperano ma partono in panchina Lanzi e Nicodemo, qualche posizione cambiata nella fase d'attacco pur restando gli stessi protagonisti in avvio. Valentini a Trinchese squalificato e mette in attacco Marcaccioli e Del Prete, dietro a Russo, si gioca sotto una pungentissima tramontana che soffia diagonalmente al campo, 15 minuti senza emozioni, poi il primo a scuotere il gelido pomeriggio è Bracaletti che prova la conclusione dal limite ma senza trovare la mira. Il Sanzisto intanto vince rimpalli a centrocampo dove gioca meglio dell'Orvietana e riparte in velocità come al ventesimo quando ne approfitta Milletti che decide di provarci dalla lunga distanza ma il pallone finisce alto. L'Orvietana pecca in fase di costruzione, su Greco il Sanzisto forma una sorta di gabbia mentre Proietti poco dopo la mezz'ora è costretto a chiedere il cambio per una botta ricevuta. Entra Cotigni ed è incredibile l'occasione al 42esimo per gli ospiti quando Marcaccioli, servito dal lato opposto, si ritrova tu per tu con Frolla. Il suo diagonale supera il portiere ma fa per due, salva tutto sulla linea e manda in corner. I festeggiamenti dei compagni per fa per due sottolineano come l'intervento del centrale dell'Orvietana valga come un gol. Con le immagini di Gabriele Pelliccia passiamo al secondo tempo che inizia con gli stessi protagonisti ma è ancora il Sanzisto a farsi pericoloso. Dopo aver riconquistato palla in fase di uscita dell'Orvietana viene subito servito Del Prete che a pochi passi non trova la gioia del gol per una perfetta uscita di Frola che mantiene inviolata la propria porta. Ciccone capisce che l'incisività dei suoi latita e manda in campo Nicodemo perché il Sanzisto risponde cambiando Marcaccioli con Salvucci. Il copione però non cambia e Cerboni per gli ospiti non si tira indietro al 18esimo ma il pallone sfiora solo la traversa. Si scuote dunque l'Orvietana che risponde un minuto dopo con una palla filtrante di Biancalana che però né Nicodemo né Sciacca riescono a spingere in rete. L'Orvietana l'occasione l'avrebbe poco dopo la mezz'ora al 33esimo quando Flavioni ruba palla, fa un break, viene avanti, scambia palla con un compagno appena entrato in area. Ha la palla sul piede giusto, ma stavolta è De Marco a salvare tutto, anche dopo la ribattuta del portiere, poi alla fine alla meglio la difesa ospite. La gara sembra avviarsi verso lo 0-0, ma arriva la zampata vincente che l'Orvietana trova al minuto 94. Nicodemo si guadagna una punizione che Greco batte magistralmente sotto porta, dove fa per due, trova la deviazione vincente per il gol che decide la partita. Una giornata quindi che in casa biancorossa porta la firma del centrale difensivo Fabio Fapperdue che prima salva sulla linea un gol praticamente fatto dagli avversari, quindi al 94esimo anticipa il portiere sul primo pala e regala tre punti d'oro ai suoi. Il Sanzisto visto al Muzzi non ha certo demeritato, ha peccato solo sull'ultima distrazione. Ma il problema è che ora sono le ultime partite, è sempre più difficile, ci sono le squadre che lottano per salvare, chi deve fare i play-off, i play-out, chi lotta per vincere, quindi sono partite diverse, non è facile, le squadre vengono a Orvieto sapendo di giocare contro la prima in classifica, restano un pochino più accorte e poi ripartono. Noi purtroppo in casa facciamo un po' di fatica ultimamente perché dobbiamo impostare il gioco, ma le squadre quando vengono e si chiudono è difficile fare gol. L'importante era sbloccarla, abbiamo fatto alla fine, fine primo tempo, io ho detto si può vincere pure al 90esimo, abbiamo vinto al 94esimo, quindi va bene così. No, ma è giusto così, la differenza tra noi e loro è questa qua. Purtroppo ancora commettiamo degli errori di non nemmeno di gioventù, ma che in questi campionati non puoi commettere. Quindi sì, sono contento perché la prestazione c'è stata, però uscire da qua senza punti mi dà fastidio perché i ragazzi meritavano sicuramente qualcosa in più. Non dico che mi sarei arrabbiato se avessi pareggiato, comunque le occasioni più grandi le abbiamo avute noi. Con questo non dico che l'Orvietana non è forte, perché è una grandissima squadra, abbiamo dovuto fare una partita con la P maiuscola per tenere testa, per ribattere colpo su colpo, perché comunque hanno una grandissima qualità, però perdere così da fastidio e niente, dai. Certo, oggi era una partita difficile perché ci stiamo sempre più avvicinando alla fine e era importante fare il risultato e soprattutto non prendere gol. Ci siamo riusciti per fortuna anche, ecco, con quel salvataggio, però oggi l'importante era riuscire a portare a casa i tre punti, erano fondamentali. Ci siamo riusciti, ecco, magari ho fatto anche gol, ma va bene, anche se l'aveva fatto qualcun altro, l'importante era vincere.